Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' diverso dal solito, dove andiamo ad analizzare insieme un video di un altro canale dove appunto realizza progettini fai da te. Un video che mi è capitato sott'occhio proprio stamattina e che guardandolo, non so, io avrei da dire la mia. Adesso so che è un video che non ho mai fatto fino adesso, ma comunque in un modo o nell'altro ha a che fare con questo canale, perché comunque come parlo di progetti fai da te nel mio, mi piace vedere insomma anche gli altri canali che fanno questo tipo di progetti e se vedo che c'è qualcosa non va, che non va, o se c'è qualcosa che davvero merita di vedere, secondo me è giusto condividerla con voi. Incominciamo così. Fatemi sapere giù nei commenti se questo tipo di video vi può interessare o meno, o se devo completamente cancellarlo dalla lista dei video da fare. Se vi piace, fatemi anche sapere che altri video vorreste analizzare o vedere, o che altri canali mi consigliate di guardare. E ultima cosa che volevo dire, questa tipologia di video non l'ho inventata io, c'è su YouTube da un sacco di tempo. L'ho visto fare per tantissime altre tipologie di canale. Io mi baserò sui canali che hanno a che fare con il mio, quindi sul fai da te, sui progetti di riciclo, sulla ricette di bellezza, questa tipologia qui. Sempre appunto che l'idea vi possa piacere. Ma andiamo subito a vedere che video ho scelto per oggi. Allora, cuffiette. Sono obbligata a metterle perché altrimenti la mia voce e quella del video andrebbero a sormontarsi. Sette rimedi naturali. Allora, il canale è di, andiamo a vedere, Blossom e ha addirittura 10 milioni di iscritti come video che realizza. Vediamo che tipologia di video realizza. Allora, nella copertina c'è scritto DIY, quindi come canale penso che possa assomigliare al mio. Come video qui c'è cucina, c'è un pollo. Organizzazione, ci sono dei jeans. Esperimenti scientifici. Outfit, rimedi naturali. Progetti fai da te. Decorazioni fai da te. Ok, sì, insomma, qualcosa che ha a che fare con il mio canale, di sicuro gli assomiglia, almeno per i contenuti che porta, poi per la tipologia di video adesso andiamo a vedere. Allora, qui c'è una ragazza con, credo che siano delle punture di insetto. Allora, qui mette una calza nel bicchiere, la riempie di avena. E l'attacca in un lavandino. Ah, ok. Allora, praticamente in questo trucchetto, diciamo, si fa il bagno immersa con l'acqua che esce dall'avena. Allora, l'idea ci può stare perché comunque l'avena aiuta a calmare l'irritazione. Quello che mi lascia un po' perplessa, le cose sono due, anzi tre a vedere adesso. Allora, la prima in assoluto la quantità, cioè un pugno di avena in una vasca piena d'acqua non può essere sufficiente come quantità appunto per riuscire a calmare l'irritazione. Punto numero due, quello che farei io con l'avena per la puntura di insetto è non è versare diciamo l'acqua che si scola dall'avena dentro la vasca da bagno, ma proprio realizzare una sorta di crema, quindi farei bollire l'avena con un po' d'acqua o anche con della camomilla o del tè verde e creerei proprio una crema che poi andrei a spalmare sulla schiena. È anche vero che non è il metodo che io scelgo o che io preferisco per le punture d'insetto. Per le punture d'insetto io mi trovo benissimo con l'arnica, per esempio, ma dato che l'arnica può provocare irritazioni, si può facilmente sostituire con la calendula, per esempio, e secondo me sono i rimedi migliori per questa tipologia di problema. Un'altra cosa, e questo si vede nell'ultima immagine del video,
Dopo il bagno le punture sono completamente sparite. No, non è così. Per quanto possa essere efficace il bagno con l'avena o la crema di avena oppure qualsiasi altro rimedio naturale, non è immediato, quindi non è che appena vi fate uscite dal bagno o appena vi togliete la crema, la puntura è completamente sparita. Non è così, ci vuole il suo tempo. Di sicuro allevia il prurito, di sicuro allevia il rossore, ma non è così immediato, soprattutto per quanto riguarda l'idea dell'avena, appunto. È molto più veloce però con l'arnica. Io ve l'ho già detto e ve lo ripeto, quello è il metodo che preferisco in assoluto perché è immediato per quanto riguarda il prurito e per quanto riguarda la guarigione un po' meno, però per quanto riguarda il prurito è immediato. Andiamo avanti. Secondo Axe, allora qui c'è un dito con una verruca e con la buccia della banana va a rotolarla sul dito dove c'è appunto la verruca. Allora, premetto che non ho mai utilizzato la buccia di banana come rimedi naturali, ma solo per fare il concime fertilizzante. Quello che posso dire per quanto riguarda la mia conoscenza è che la verruca è un fungo che a mio avviso non va via con un rimedio naturale qualsiasi e di nessun tipo. L'unico vero modo, secondo me, per eliminare la verruca è assolutamente utilizzare dei medicinali specifici. E nel caso non bastino neanche quelli, ovviamente bisogna andarla a bruciare, ma per quanto riguarda le verruche, credo che non ci siano degli effettivi rimedi naturali che possano funzionare. Adesso andiamo a vedere un hack che riguarda i capelli bianchi, interessante. Allora, qui sta riempiendo una bottiglietta con varie erbe. Ok, fa un infuso di erbe e poi lo va a spruzzare nei capelli. Qui dice che a questo punto i capelli in qualche modo non si sa bene perché, ma beh, si colorino. Allora, c'è una cosa vera e una cosa falsa su questo video. Quella vera è che sì, assolutamente il tè colora e quindi se si va a spruzzare più volte il tè sui capelli, questi qua possono effettivamente cambiare colore. La cosa non è immediata come fanno vedere nel video, neanche in questo caso, e sicuramente però è anche vero che bisogna spruzzarlo più volte, non una volta sola, per eliminare i capelli bianchi, anzi per colorare i capelli bianchi. E seconda cosa, è anche vero che quando si fa lo shampoo è un po' come la tinta temporanea dei capelli, che andando a lavare i capelli 2 o 3 volte il colore poi va via. In questo caso funziona nello stesso modo, quindi se è vero che spruzzando il tè svariate volte il capello può colorarsi, può diventare marrone, insomma, però non so quanto possa funzionare perché andando a lavare i capelli, cioè da una parte metti il tè e dall'altra parte la togli, quindi penso che possa funzionare, ma non a livello immediato e non così efficacemente come sembra nel video. Allora, qui c'è una ragazza che starnutisce, è congestionata, mette del Vaporub sulla ciotola, camomilla e dell'acqua calda. Sì, assolutamente sì. Allora, questo è un metodo che io utilizzo moltissimo quando ho il naso tappato. La camomilla aiuta tantissimo, il mentolo aiuta moltissimo. Io non utilizzo il Vicks Vaporub perché lo faccio da sola, la trovate qui la ricetta. Ma è anche vero che non è necessario utilizzare quella crema lì, basta utilizzare dell'olio essenziale di menta o di eucalipto, la camomilla, il bicarbonato, il sale, sono tutti ingredienti che vanno benissimo per quanto riguarda il raffreddore, ovviamente non te lo fa passare, ma aiuta a liberare il naso e a far fuoriuscire appunto tutta la roba che c'è all'interno del naso. Rimedi che non funzionano con la sinusite, per la sinusite ci vogliono medicinali apposta, può aiutare, ma di sicuro non guarisce. Qua c'è una cicatrice che sembra, non so se di una scottatura, non si capisce bene, è dell'aloe. E sì, allora l'aloe è un ottimo ingrediente per quanto riguarda le cicatrici. Qua però non vi dicono che per quanto riguarda quel genere di cicatrici
si vanno a trattare solo ed esclusivamente quando sono ancora rosse, perché una volta che diventano bianche la cicatrice è anche indelebile, quindi finché la cicatrice è rossa si può lavorare sulla cicatrice, una volta che diventa bianca non c'è più niente da fare. Sì, qui adesso sta facendo il gel d'aloe, immagino, perché sta proprio prendendo la foglia di aloe. Sì, bellissimo. Sì, dice di mettere praticamente il gel d'aloe sulla cicatrice ogni giorno, aiutarla a guarire. Ottima per le cicatrici anche la vitamina E. Ok, qui c'è una ragazza che sta prendendo il sole e si è bruciata. E qui con delle fette di pomodoro va a passarle su tutto il viso o comunque sulla parte arrossata e dice che in questo modo, insomma, passa la scottatura. In realtà qualsiasi cosa voi ci mettiate nella scottatura, anche in questo caso la guarigione non è immediata, dovete almeno aspettare fino al giorno dopo. E per quanto riguarda il pomodoro, è un ingrediente che non conosco, quindi non so dirvi se funziona o meno. Posso dirvi che funziona il tè verde, posso dirvi che anche qui funziona il gel d'aloe, ma la cosa che funziona di più in assoluto sono le regole di base, quindi crema solare a quantità industriali e ad ogni ora del giorno, e soprattutto non esponetevi al sole durante le ore più calde. Prossimo axe, qui c'è una ragazza con i funghi ai piedi. Nell'axe si va a bollire dell'aglio, al quale si va ad aggiungere anche l'olio di cocco. E fa una sorta di crema. Però solo mi immagino l'odore. E sempre ritornando al discorso di prima, i funghi ai piedi con i rimedi naturali non guariscono. Si può alleviare, ma non guariscono, ci vogliono dei medicinali specifici. E poi, boh, non so chi ha il coraggio di mettersi, di andare in giro con questa puzza di aglio. Qui c'è una ragazza che fa una passeggiata e viene assalita dalla plastica. Di questo argomento ne ho già parlato e riparlato, penso di avervi stufato in uno degli ultimi video che vi lascio qui, quindi se seguite i miei consigli il problema della plastica non ce l'avete. Comunque questo penso che sia un'idea di riciclo, c'è una bottiglia della Coca-Cola che viene riempita con della sabbia e vengono sistemate queste bottiglie all'interno di uno scatolone, un cuscino sopra, ah ok, forse ho capito, un tappeto, sì, allora da quello che vedo. Sì, da quello che vedo sembra che stia realizzando un puff. Questo però non è un rimedio naturale, non vedo cosa c'entra con il resto del video. Comunque, penso che l'idea sia carina. Allora, l'idea è molto carina, è una bella idea di riciclo, però avrei due accorgimenti da dire. La prima è il come vengono sistemate le bottiglie. Allora, in questo caso vengono sistemate le bottiglie solo sulla parte bassa dello scatolone. E se ci si va a sedere sopra, lo scatolone sprofonda per forza di cose, cioè magari non alla prima volta, ma in seguito il cartone prima o poi cede. Quindi il consiglio che posso dare io è di o utilizzare uno scatolone che abbia la stessa altezza della bottiglia e quindi andando a richiudere lo scatolone va a poggiare appunto sulla bottiglia e quindi aiuta a non far cedere lo scatolone. Oppure è quello di riempire lo scatolone proprio fino all'orlo in modo che lo scatolone possa appoggiare su qualcosa, perché così prima o poi la carta cede. Seconda cosa, non è stato, almeno dal video non si vede, non è stata ricoperta anche la base, la parte sotto, ma è stata ricoperta la scatola sia sopra che nella parte tutto intorno, ma sotto non c'è nulla. Sì, che essendo carta andrebbe ad assorbire tutta l'umidità, oppure non lo so, probabilmente non durerà tantissimo. Quindi il consiglio che vi posso dare è di rivestire anche la parte sotto e di aggiungerci anche dei piedini in modo da tenerlo leggermente rialzato dal pavimento. Altro progetto fai da te. Allora, qui ci sono dei tappi di bottiglia in sughero che vengono bolliti, tagliati a metà e appiccicati su una di quelle basi in silicone che vengono utilizzate, diciamo, dentro i cassetti. Alla fine si viene realizzato un tappetino per il bagno. Allora, questo progetto l'ho già visto e rivisto un sacco di volte, è molto carino e mi piace.
Però in realtà ho da ridire anche qui. Intanto non conosco, diciamo, il sughero come materiale e tantomeno il sughero bollito, ma credo che serva semplicemente per riuscire a tagliare a metà il tappo con più semplicità. Però posso dire appunto che intanto non è un materiale di quelli super resistenti, quindi a lungo andare si andrebbe a rovinare. Due, se avete dei gatti, dimenticate direttamente questo progetto fai da te, perché penso che sarebbe il loro posto ideale dove farsi le unghie. Tre, non ho idea di come si andrebbe a lavare, perché comunque i tappi vengono incollati, non c'è modo di cucirli, quindi non si può mettere in lavatrice. Si potrebbe spazzolare probabilmente con la spazzola, ma sarebbe più il tempo che farlo che buttarlo, insomma. Un tappeto normale sarebbe, secondo me, l'idea più comoda. Questo non vuol dire che questa sia una brutta idea, ma non sarebbe la scelta che farei io per quanto riguarda il tappeto del bagno. Poi sì, non asciuga neanche i piedi, quindi alla fine, no, boh, non lo so. Qui c'è un altro tappo. Sì, sono dei tappi di plastica. Scusate, sono mezza accecata. Sì, sono dei tappi di plastica che vengono incollati in modo esagonale. Wow. Allora, l'idea è fenomenale, però ci vuole un po' di pazienza per realizzarlo, perché comunque vengono realizzati degli esagoni piuttosto grandi. E una volta realizzate queste cornici esagonali, vanno incollate una sopra l'altra per un'altezza non indifferente, quindi ci vogliono una quantità di tappi enormi. E poi viene realizzato anche il coperchio in modo da formare, diciamo, un cesto per il bucato. L'idea è molto molto carina. Anche qui ho da ridire per quanto riguarda l'utilizzo della colla, perché la plastica e la colla a caldo non sempre vanno d'accordo, perché la colla a caldo non riesce ad incollare tutti i tipi dei materiali. Quindi non so quanto possa essere resistente questo progetto, però se qualcuno di voi l'ha provato a fare, mi faccia sapere insomma quanto ha durato, perché l'idea è molto molto carina. Allora, qui c'è una bottiglia di vetro, uno spago che va ad arrotolare intorno alla bottiglia di vetro, ci versa sopra dell'acetone, dell'acqua calda, una fiamma, dà fuoco allo spago che ha arrotolato intorno alla bottiglia, si immerge la bottiglia infuocata all'interno di una bacinella di acqua e la bottiglia si spezza nel punto in cui c'era appunto il filo e fa una sorta di serra. Ok, allora l'idea non è brutta, non ho mai provato, ma mi piaceva, l'avevo già vista in giro e infatti avevo intenzione di provarla quest'estate con i bambini. Io in realtà non sono convinta che la bottiglia di vetro si rompa così in modo lineare come si vede nel video. E anche subito dopo comunque va limata la parte, quindi in teoria non dovrebbe più essere tagliente. Io però, se deciderò di provarlo appunto quest'estate, lo farò con le bottiglie di plastica. È meno difficile da tagliare, è meno pericoloso, il risultato sarebbe identico. Ora qui c'è della carta, una cannuccia, sì, una cannuccia di plastica che già sapete io odio. Vanno infilate due cannucce assieme, si piega la carta velina. Ah, ok. Scioglie praticamente la cannuccia di plastica con l'utilizzo della carta forno, non è carta velina, e si fanno un'infinità di strisce in questo modo che vanno poi appese in modo perpendicolare rispetto all'altra. Ah, ok. Adesso va a tessere queste cannucce di plastica fino a formare una specie di tappetino. Per cosa serve? Ah, una tovaglietta. Ok. L'idea non è brutta, è molto carina, però in realtà secondo me è inutile come per quanto riguarda il tappeto del bagno. Io utilizzerei una tovaglietta di stoffa perché la posso rilavare e sarebbe anche più resistente perché le cannucce prima o poi secondo me si andrebbero a staccare perché la saldatura col ferro di sicuro non è permanente e non sarebbe neanche difficile da lavare perché è una sciacquata sotto il lavandino e via, però comunque boh, l'utilizzo delle cannucce, cioè comprare delle cannucce per fare questa cosa, assolutamente no. Se dovete riciclarle, riciclatele, ma durerà quel che durerà e poi butterete via tutto, insomma.
Qui c'è una ragazza che sta tagliando un cocco in una maniera impressionante, cioè l'intelligenza proprio è un optional. Ma sei fuori! Cioè, il modo in cui taglia il cocco è il modo migliore per farsi male. Tanto ha 10 dita, quindi due in meno. Ok, il cacciavite e il martello. Nei tre fori del cocco, tira fuori il latte e poi si va, sì, col martello, come fanno tutti i cristiani di questo mondo. Se questo, cioè, non è un axe alla fine, va a tagliare il cocco nel modo che utilizziamo tutti, non è un modo più semplice e comunque rimane il problema di dover poi incavare tutta la parte rigida del cocco dal cocco. Quindi, boh, non trovo l'axe. Però ok, ma i rimedi di bellezza dove sono spariti? Qua siamo partiti dai rimedi di bellezza, passare ai progetti fai da te, alle ricette di cucina, non lo so. E niente, questo è il video finito. Non so che dire, le idee sono anche carine. Posso dire a prescindere che alcune non funzionano, le altre sono da provare. Non so che dire, io credo che all'occhio di persone che non hanno a che fare con i rimedi naturali o con il fai da te, potrebbe diventare rischioso. O comunque essere una perdita di tempo o una perdita di denaro. Questo ovviamente non vale per tutto, eh? Io sto parlando di quello che ho visto su questo video. Poi non so, ditemi voi cosa ne pensate sui trucchetti di questo video in particolare o del canale se già lo conoscete. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, se ne volete degli altri, se volete analizzare con me qualche altro tipo di qualche altro tipo qual oh, se volete analizzare con me anche un altro video, me lo lasciate scritto nei commenti o me lo linkate in privato. Lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video o semplicemente per sostenervi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao! Ah, il prossimo video non so di preciso quando lo caricherò perché è un video un po' particolare. E mi ci vuole un po' di tempo per realizzarlo, ma farò il possibile per realizzarlo nel minor tempo possibile.